Siamo tutti? Che squadra, eh? Avete visto che giovanotti? Allora, questo è un momento dell'anno che io affronto molto volentieri. Comunque abbiamo passato 5 anni insieme. Sono ragazzi che sono con noi da 5 anni e mi sembra giusto che dopo aver trascorso tanto tempo insieme abbiano un momento in cui si ritrovano insieme con tutta la scuola, con tutti i familiari, i genitori, i nonni, zii, chiunque, per festeggiare la loro presenza all'interno della scuola. Voi sapete che tra un po' ci saranno gli esami e che loro, tutto fa prevedere, passeranno nella scuola media. Ed è un momento quindi per la scuola elementare di saluto. Ed è un saluto che io voglio dare prima degli esami ufficiali e lo voglio solennizzare con un attestato che comunque ha preparato la scuola, un attestato che non ha nessun valore, diciamo, giuridico. Non è con quello che vi iscriverebbero alla scuola media, eh? Ci vuole quello un po' più sudato, quello degli esami, però è un diploma che potrete voi ragazzi tenere da parte, perché costituisce comunque una grossa ricchezza, ed è la ricchezza di voi che siete qui, delle tante amicizie che avete fatto, del rapporto continuo che avete avuto con i vostri insegnanti, con la direzione, nel senso che pure la direttrice poi diventa una persona con la quale avere contatti frequenti. E quindi tutta la scuola vi saluta per il piacere di aver avuto voi come alunni per questi 5 anni. Quindi questo è il messaggio di questo momento, di questa sera. È proprio un ringraziamento per essere stati qui, un ringraziamento ai genitori per essere stati vicino a noi, per aver collaborato in tanti modi. Ci sono genitori che conosco meglio, altri un po' meno, però li ho sentiti sempre vicini anche quando abbiamo avuto da discutere per qualche cosa, perché poi la discussione porta comunque ad una modifica di alcune esigenze che vengono fuori, oppure si spiega perché non si può fare altrimenti, e anche questo mi sembra un momento di chiarimento molto importante. È sicuro che però questi ragazzi sono stati contornati da tantissima attenzione, naturalmente andiamo in ordine di sezione. Ah, è molto più articolata allora. Allora ve la spiegano le insegnanti, va bene? Vedete come sono già autonomi? Si sono organizzati. E il rapporto amichevole con le nostre maestre e compagni. Vorremmo porgere un saluto speciale alle maestre che hanno avuto una grande pazienza con noi, bambini scalmanati e vivaci, per tutte quelle volte che ci hanno fatto praticare recite emozionanti e divertenti. Quando colocavamo i cartelloni oppure quando abbiamo svolto lezioni in palestra, sono stati momenti indimenticabili per noi
anche per le nostre insegnanti. Questa scuola, pur non essendo molto bella all'esterno né all'interno, grazie alle curazioni realizzate dalle classi e con il supporto della nostra direttrice Franca Lombardi, ha rappresentato per noi un primo traguardo verso la vita da adulti. I ricordi di questi 5 anni sono armoniosi e spiacevoli, alcuni di essi sono scolpiti nella nostra memoria. Il primo giorno di scuola ci ricordiamo ben poco, ma quel poco è molto significativo. Per esempio, quando abbiamo visto per la prima volta la nostra scuola, ci siamo sentiti grandi ed emozionati e anche un po' impauriti, perché ancora non ci conoscevamo tra di noi. Anche se un altro ricordo per me è stata la conoscenza delle maestre. All'inizio ci sembravano cattive, ma frequentandole abbiamo capito il loro vero carattere. Un'altra rimembranza riguarda la seconda, quando ci siamo rivisti dopo le vacanze. Eravamo cambiati anche nel carattere e ci sembravamo cresciuti. Un ricordo memorabile è stato anche nel terzo anno scolastico, quando la nostra maestra Antonella Paternoster, dopo un anno di assenza, è ritornata con noi. Crediamo però che il ricordo più bello sia stato quello dell'anno scorso, quando abbiamo svolto la recita di fine anno in un teatro vero. Eravamo veramente entusiasti. Un altro pensiero a noi caro è stato quando la nostra maestra, il giorno di carnevale, ha portato un dolce veramente buono che abbiamo gustato tutti insieme. Riguardante il giorno di carnevale, la quinta C, sempre grazie alle maestre, ha compiuto una sfilata con i vestiti di carnevale per tutta la scuola. Forse le classi ci hanno preso in giro, ma noi ci siamo divertiti molto. Anche le altre maestre ci hanno fatto divertire, come ad esempio l'insegnante di tedesco, che ci ha regalato alla fine della quarta un gelato. Speriamo quindi che questi ricordi ci rimangano impressi per tutta la vita e speriamo di viverne degli altri. Durante 25 anni di scuola elementare abbiamo conosciuto molti amici. Con questi ragazzi abbiamo anche stretto amicizie molto profonde. Non sentivamo emozioni quando entravamo in classe e salutavamo i nostri compagni, ma questa è una delle ultime occasioni in cui potremo farlo, poiché passeremo alle scuole medie. Insieme ci siamo trovati molti amici, tra cui anche alcuni del cuore. In questi 5 anni abbiamo avuto degli amici molto simpatici e adesso ci dispiacerebbe salutarli, mentre noi e gli altri ci rivedremo alle scuole medie. Ci sono accadute esperienze significative e non, e adesso è giunto il momento di salutarci e passare alle scuole medie. Alcuni compagni hanno dovuto lasciare la scuola a Navagnani per problemi familiari. Essi erano Eleonora, Riccardo, Roberto ed Edoardo. Eleonora era la migliore amica di tutte le femmine della classe, era simpatica e vivace. Lei se n'è andata via in testa perché si è trasferita a Mentana. Ogni tanto torna a trovarci e quando viene cantiamo e facciamo festa. Un ricordo che di lei abbiamo avuto è stato quello di essergli stati amici e di averla conosciuta. Edoardo era un bambino vivacissimo, però aveva un solo difetto, cioè di non studiare mai, anche se era intelligente. Se n'è andato via in quinta per recarsi in un'altra scuola, però noi non ne sappiamo il motivo. Un ricordo di lui che ci è rimasto è stato quando faceva gli scherzi a noi compagni. Lui era il migliore amico di Emanuele e un suo ricordo molto particolare è quello di Mario Rebola.
invece aveva il vizio di scrivere le Z di Zorro dappertutto, anche sui muri. Tutte le volte che arrivava in classe saltava in braccio alla maestra Antonella per imitare una scimmia. Lui se n'è andato in quinta. Al nono posto sono venuti a scrivere. Moltissimi episodi che vorremmo che si ripetessero. Per tutti le vicende più interessanti e più simpatiche che ci sono accadute in questi anni di scuola sono: il primo giorno di scuola elementare per noi è stato molto importante ed emozionante, perché abbiamo conosciuto finalmente quel tipo di persona che volevamo diventare e credere di essere. In prima abbiamo svolto una recita che riguardava la luna, il sole e le stelle. In seconda abbiamo passato dei momenti piacevoli con la maestra Graziella, ma nonostante ciò eravamo dispiaciuti che la maestra Antonella è andata a insegnare in un'altra scuola ed è tornata dopo un anno all'inizio della terza. In terza abbiamo visitato i Musei Vaticani ed eravamo preparatissimi grazie alle nostre maestre, le quali prima di recarci alle gite ci informavano di tutto. Siamo arrivati al penultimo giorno di scuola elementare, ma tutti noi crediamo che il ricordo più bello sia stato la recita attenta al semaforo, e perciò vi diciamo grazie incommensurabile a tutti voi, ma soprattutto alle nostre maestre.